di tutte le antiche fiere che si svolgevano nella città di Pesaro, di cui si ha memoria nel tempo, dei Malatesta, degli Sforza e dei Della Rovere, nelle piazze centrali della città, quella di San Nicola è l'unica rimasta in piedi, cosiddetta perché iniziava il 10 di settembre, giorno di ricorrenza del santo. Sorta in origine, come tante, come fiera di merci e bestiame, era collegata al culto di San Nicola da Tolentino, che risaliva a Pesaro nel 1258 nel monastero degli Agostiniani. 4 giorni di fiera dal 9 al 12 settembre, 16.500 metri quadri di superficie, 6 km e mezzo lineari di fronte espositivo, oltre 700 bancarelle e 300.000 visitatori di media all'anno. Con questi numeri la fiera di San Nicola è tra le migliori del centro Italia. Sì, insomma, la stiamo vivendo davvero con grande energia, con grande serenità. San Nicola da Tolentino, no? San Nicola da Bari, di Bari, perché molti confondono San Nicola da Tolentino e agostiniano, che ha vissuto per un periodo anche nella città, nella collina che oggi viene ricordato come la collina di San Nicola in Valmanente, quindi tra Pesaro e Fano. Tante le novità di quest'anno, tra le quali i laboratori per bambini, gli spettacoli di Viale Zara, gli antichi mestieri in Viale Lanfranco ed anche il cibo di qualità e le eccellenze territoriali in Via Sanzio. Ma una su di tutte, forse più di altre meno scenografica ma più sostanziale, la tolleranza zero verso gli abusivi. È evidente che loro con il loro commercio nero è legato il più delle volte alla malavita, vanno a creare una slealtà nei confronti sia dello Stato che dei venditori, in questo caso ambulanti regolari, che pagando le tasse e servendosi del circuito, diciamo, legale, operano appunto a favore di tutti i cittadini. Quindi questo tipo di attenzione ha portato davvero quest'anno una fiera davvero dove anche questo tipo di problema legato agli abusivi non si è registrato. E passeggiando per i viali della fiera ci si imbatte anche in questi cartelli che sono disseminati per tutti i viali, che riportano chiaramente che è vietato acquistare prodotti e servizi da venditori non autorizzati, e sembra che questa raccomandazione stia funzionando, riportata anche la pena pecuniaria alla quale si va incontro, che va da 100 euro a 7.000 euro. I regolari naturalmente si distinguono dai portoghesi per la tabella gialla esposta in Bella Vista, che tutti possono vedere, che dimostra e attesta la regolarità.